Questo è un patrimonio degli italiani e cerchiamo semplicemente con umiltà di costruire un futuro migliore per l'Italia con i progetti all'avanguardia che oggi abbiamo qui e presentiamo le centinaia di gazebo che rappresentano tutta l'Italia. Senta, però i temi del referendum per uscire dall'euro, il reddito di cittadinanza, erano un po' i temi che aveva lanciato nella campagna elettorale delle europee che gli elettori hanno dimostrato di non apprezzare, sono tornati quei toni alti. Insomma, il reddito di cittadinanza è un tema che è il primo punto del nostro programma quando ci presentammo alle elezioni nazionali politiche. La novità è il reddito di cittadinanza, che inizieremo a costruire una legge di iniziativa popolare sul reddito di cittadinanza, prenderemo milioni di firme, raccoglieremo milioni di firme, le presenteremo in Parlamento e cercheremo di discuterla a tutti i costi. Perché se gli elettori non hanno premiato questa posizione, perché riproporla ora? No, io credo, noi facciamo ciò in cui crediamo e lo facciamo sempre in modo molto forte, molto forte. Il reddito di cittadinanza pensiamo che sia una via per uscire da questa crisi, anche il referendum sull'euro. Dopo tutti questi anni di euro, visto che nessuno ci ha chiesto come entrare nell'euro, chiediamo noi agli italiani se vogliamo uscire tutti insieme dall'euro. Senta, il Grillo ha anche detto che il Parlamento non serve più, forse potremmo uscirne, però voi dovevate entrare, aprirlo come una scatoletta di tonno e adesso volete uscirne, cioè, è un fallimento questo? No, è che abbiamo aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno e abbiamo visto che ci sono una marea di atti inutili, interrogazioni, interpellanze, si perdono ore a discutere, a parlare, non si arriva mai a un punto. Il Parlamento deve essere centrale. No, Renzi non ha ragione, perché Renzi è una di quelle persone che non rispetta il Parlamento, perché il Parlamento funzionerebbe se non ci fossero tutti questi decreti legge. Quindi noi presentiamo gli emendamenti migliori del mondo e spesso saltano perché c'è l'ennesima fiducia. Renzi ha messo una quantità di fiducia enorme, forse nella storia sta raggiungendo il record, e fa saltare i lavori parlamentari, spesso anche i lavori insieme al Presidente di Camera e Senato nelle commissioni bicamerali. Comunque non lascerete il Parlamento. No, ma la proposta di ieri è dire: riproponiamo un Parlamento in piazza, spieghiamo ai cittadini come funziona, spieghiamo ai cittadini le nostre proposte sempre in modo semplice. Noi siamo qui a parlare con le persone, siamo sempre insieme a ragionare sui progetti. Però, non è salito sul palco. Anche altri sindaci non sono saliti sul palco. Non è che non bisogna per forza salire sul palco. Pizzarotti è qua, un po' critica, ma quindi è alla manifestazione con noi. Per me non è un problema che Pizzarotti salga o meno sul palco, e non è neanche un problema che ci siano posizioni critiche in un movimento che è grande e partecipato. Viva Dio se c'è un bel dibattito, ci devono essere dibattiti. Tranne di non dare la possibilità di dirlo, però. Perché? Pizzarotti lo dice sempre ovunque quando c'è qualcosa che non va, e lo dice anche su... Non sul palco. Può dirlo anche sul palco, sempre. Però non è successo. Ringraziamo Roberto Fico per essere stato con noi, vi restituisco la linea, Alessandro. Grazie, grazie, a più tardi. E Silvio...